La donna attira l'uomo, in modo che la segua. Fissa la donna che la desidera. Si siede sul divano e seduce l'uomo. Qualcuno arriva a casa, aprendo rumorosamente la porta. Si spaventano e si ricompongono, cercando di fingere di non fare niente. La moglie chiede cosa ci fa lì il marito. Lui risponde che non sta facendo niente. La donna della porta accanto lo nasconde. Dice che stava parlando con sua sorella. La moglie chiede se la sorella può finire di preparare il pranzo perché deve andare al lavoro. La sorella dice di sì. Il marito dice che di solito non pranza a casa e chiede se è successo qualcosa. Dice che voleva solo mangiare a casa. Il marito dice che è contento di vederla e le chiede a che ora torna a casa dal lavoro oggi. La moglie dice che non lo sa e chiede il motivo della domanda. Dice che vuole solo sapere e le bacia la pancia. Lei sorride. Dice che tornerà al lavoro. Ed è sollevato, perché la donna lo ha quasi colto sul fatto. La sorella della moglie sta aggiustando il divano. L'uomo arriva e vede. Vuole la donna. Viene dietro e ti abbraccia. Dice che le manchi. L'uomo risponde che lo è anche lui. I due iniziano a baciarsi. La moglie arriva e li coglie entrambi sul fatto. L'uomo dice che può spiegare. Chiede cosa ha appena visto. Dice che non stava facendo niente. La moglie dice di aver visto tutto. Loro due si baciano. L'uomo le chiede se sta impazzendo, vedendo cose dove non esistono. La sorella è imbarazzata. L'uomo dice che andrà a lavorare, perché lì non perderà tempo, e le dice di non essere nervosa per la gravidanza. La donna chiede alla sorella come ha avuto il coraggio di farle questo. La sorella dice che non ha fatto niente, e suo marito ha ragione, perché potrebbe vedere cose dove non esistono. La donna dice di averlo visto con i suoi occhi e dice che può farla tornare dov'era. La sorella dice che non avrebbe mai avuto il coraggio di farle una cosa del genere. La donna dice che tiene d'occhio sua sorella. Ride di quello che ha fatto. L'uomo è al lavoro. Arriva la cognata e lo saluta. I due si abbracciano. L'uomo dice che è pazzo a lasciare il lavoro, a tornare a casa e stare con lei. E i due si scambiano carezze. Un giovane arriva in ufficio. E chiede cosa significa. L'uomo chiede di cosa stia parlando. Il ragazzo dice che è sua cognata e sua moglie è incinta. L'uomo risponde che la sua unica preoccupazione è che sua cognata non resti incinta. Il ragazzo dice che è totalmente sbagliato stare insieme alla cognata in ufficio, e il direttore dell'azienda può coglierlo sul fatto. L'uomo dice che non lo capirà e dice al ragazzo di tornare al lavoro. Il ragazzo pensa che sia sbagliato e si ritira. Va a casa della donna incinta. Lei va ad aprire contenta perché lui è il ragazzo gentile e chiede il motivo della visita. Il ragazzo chiede se c'è suo marito. Lei dice di sì e il ragazzo entra. Dice che suo marito è nella stanza. E il ragazzo nota che sua sorella sta uscendo dalla stanza del marito. La donna dice che lo avrebbe chiamato perché è arrivato il suo amico. L'uomo saluta il ragazzo. La donna dice che li metterà entrambi a proprio agio per parlare. L'uomo chiede al ragazzo di sedersi. E i due vanno sul divano. Il ragazzo dice che se l'uomo continua a farlo andrà male. L'uomo dice di cambiare argomento e dice di aver chiuso l'affare con la società che volevano. In ufficio, il ragazzo dice che ha bisogno di parlare con l'uomo.
chiede cosa vuole il ragazzo. Il ragazzo dice che si tratta della cognata dell'uomo. Dice che quello che succede tra lui e sua cognata non è un problema del ragazzo. Anche così, il ragazzo insiste e dice di essere il suo migliore amico e vuole aprire gli occhi dell'uomo, perché sua moglie è incinta. L'uomo risponde che se il ragazzo fosse al suo posto, farebbe lo stesso. Il ragazzo dice che non lo farebbe se sua moglie fosse gentile come la sua. L'uomo gli chiede di non disturbare e di andare a lavorare. Il tizio dice che sta solo cercando di aiutare. Arriva la cognata. L'uomo chiede scusa al ragazzo, perché è arrivata sua cognata e non vuole che lei lo disturbi. Il ragazzo dice che li lascerà in pace. I due si baciano. Il ragazzo è a casa dell'uomo. Arriva insieme a sua cognata. La donna si siede sulla poltrona. I due entrano in casa. E l'uomo trova strano il ragazzo lì. L'amico si alza e lo saluta. Si chiede perché il ragazzo sia a casa sua. La cognata se ne va. Dice che è venuto a dirti che domani non lavorerà. L'uomo chiede perché non avvisare l'ufficio. Dice che ha approfittato del fatto che era vicino ed è venuto ad avvertire. L'uomo però sospetta e dice che in quel momento ha ragione. Il ragazzo si ritrae e strizza l'occhio alla donna. Lei sbatte le palpebre. L'uomo pensa che l'intera situazione appena accaduta sia strana. La donna dice che ha bisogno di parlare con sua sorella. Chiede di dire quello che vuole. La donna commenta che chiederà per l'ultima volta e si aspetta sincerità da sua sorella e chiede cosa ha con suo marito. La sorella dice che ovviamente non c'è niente. La donna fa un commento sarcastico sul fatto che loro due sono molto vicini e hanno degli strani scambi affettuosi e le chiede se non pensa che sia strano. La sorella dice che suo marito la tratta solo bene e non oserebbe farle una cosa del genere. La donna dice che pensa sia un bene che sua sorella non esiti con lei, perché ha già avvertito che la rimanderà indietro, da dove è venuta, e dice che li tiene d'occhio. La sorella è preoccupata. L'uomo si sta preparando. La donna arriva e dice che ha bisogno di soldi per comprare cose per la casa. Dice di no e le chiede se non lavora e dove sono i suoi soldi. La donna dice che lavora, ma è suo obbligo come uomo comprare cose da casa. Dice che non ha soldi e che lei usa i suoi. Accarezza sua cognata. Lei lo saluta. L'uomo dà dei soldi a sua cognata e dice che è per comprare le sue cose. Lei si alza e lo abbraccia, ringraziandolo molto. Dice che andrà a lavorare. Gli augura buon lavoro e gli dà un bacio. Dopo l'arrivo, la cognata chiede com'è andata la giornata. Dice che è andata bene e che sarebbe stato meglio se tu fossi con lei. La donna arriva e chiede cosa diavolo sta succedendo. I due si alzano goffamente. L'uomo dice che lo ha infastidito di nuovo. La donna dice di essere sua sorella e l'uomo avrebbe dovuto rispettarla. L'uomo dice che la donna lo sta prendendo di nuovo in giro per niente. La donna dice di essere incinta e non cieca e dice che se lui pensa di non averlo notato, è passato un po' di tempo. L'uomo commenta che la donna sta vedendo qualcosa che non esiste più. Si arrabbia e si ritira. L'uomo chiama la cognata a sedersi di nuovo e i due si scambiano carezze. Il ragazzo arriva alla residenza e bussa alla porta. La sorella della donna aprirà la porta al ragazzo.
e dice che chiamerà l'uomo per venire a parlare con il ragazzo. Dice che è venuto a parlare con la donna. E lei chiama il ragazzo amore. La sorella è sorpresa di vederlo. I due si abbracciano. Poi il ragazzo si inginocchia e bacia il ventre della donna. L'uomo arriva puntuale e chiede cosa significa. Il ragazzo saluta l'uomo. La donna dice che significa che non è il padre di suo figlio. L'uomo dice che non crede in una cosa del genere e chiede qual è la storia. Poi va alla violenza con il ragazzo. Chiede all'uomo di portare via sua madre e dice che è quello che ha sentito. E dice con molta calma che è il padre del bambino. Si arrabbia e chiede alla donna qual è la storia. Chiede se l'uomo è sordo o cosa ha bisogno di capire, dato che fa le cose proprio sotto il suo naso e ha pensato che avrebbe lasciato perdere. L'uomo chiede come il ragazzo ha potuto farlo, perché è il suo migliore amico e stava con sua moglie. Dice che l'uomo dovrebbe pensare che sia normale, dato che stava con sua sorella. Il ragazzo è d'accordo con la donna. L'uomo dice che non ha mai fatto amicizia con sua sorella. La donna urla, dicendogli di smetterla di mentire, e gli dice di lasciare la sua casa adesso. Dice che non lo farà, perché anche la casa è sua. Il ragazzo dice che la casa non appartiene all'uomo, e se non se ne va ora, le cose non andranno bene per lui. L'uomo dice che loro due vedranno, e le cose non rimarranno così. La sorella dice che è stato un bene che la donna abbia detto al marito di andarsene. Il ragazzo ride e dice che la sorella della donna è molto dura. Ti chiede perché le parli così. La donna dice che non va bene e le dice di lasciare anche la sua casa. Dice alla donna che è sua sorella e le dice di non farlo. Non vuole saperlo e allontana sua sorella da casa sua. Alza le mani per ringraziare che ora entrambi avranno pace ora. Il ragazzo acconsente e i due si abbracciano.